Droni ucraini hanno colpito una petroliera russa nel Mar Nero vicino alla Crimea. Secondo fonti di Mosca, l'attacco è avvenuto nello stretto di Kerch. È stata colpita la sala macchine della petroliera vicino alla linea di galleggiamento sul lato di Tribordo. Lo ha ammesso su Telegram l'Agenzia Federale Russa per i Trasporti Marittimi e Fluviali, aggiungendo che non ci sono state vittime tra gli 11 membri dell'equipaggio, ma ci sono stati feriti. Per l'attacco è stato utilizzato un drone marino caricato con 450 kg di tritolo. I russi non hanno però ammesso che fosse ucraino. Intanto il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha ispezionato una zona di combattimento e ricevuto un aggiornamento sulla situazione al fronte. Il ministro è anche salito su un C-90 svedese, uno dei tanti veicoli corazzati conquistati durante i combattimenti. Ha detto: Победы, здоровья и всем живым домой. Поздравляю вас.